Oggi sono qua per condividere con voi qualche riflessione, qualche pensiero, quindi si tratterà di un video discussione molto easy. Preparatevi una tazza di tè caldo come ho fatto io. Tra parentesi, mi chiedete sempre dove io abbia preso questa tazza, l'ho presa su eBay, banalmente cercando Neko Mug. Tornando invece al video, oggi parleremo di vergogna. Perché i lettori si vergognano di aver letto o non letto certi libri? Premetto che io non ho mai provato vergogna nel dire di aver letto o non letto un determinato libro, a volte mi sento un tantino in imbarazzo magari nell'ammettere di non aver letto un autore, un libro magari famosissimo, ma è una sensazione ben lontana dal senso di vergogna. Leggendo però diversi commenti sotto i miei video, sotto i video di altre persone, guardando altri video, leggendo altri post online di book blogger e lettori, ho notato che invece è una cosa abbastanza comune provare vergogna verso alcuni titoli letti principalmente nel periodo dell'adolescenza. Non si prova soltanto un forte imbarazzo, ma si sente quasi il bisogno di dire pubblicamente al mondo intero quanta vergogna si provi adesso nel ripensare a quei momenti. E si vuole proprio prendere le distanze da un autore, una serie di libri, un genere che invece da più giovani o in un certo periodo della propria vita si aveva apprezzato particolarmente. Mi sono fermata un attimo e mi sono chiesta: ma da che cosa nasce tutto questo bisogno di dire quanto si è diversi adesso, quanto si è maturati, si è diventati più intellettuali, più adulti? Che bisogno c'è di dire quanta vergogna provate adesso nell'aver letto, ad esempio, Twilight, Shadowhunters, qualsiasi altro libro? Ovviamente questo video non vuole essere d'accusa o critica, vuole essere solo un video appunto discussione in cui do voce ad alcuni pensieri che mi sono venuti in mente, alcune riflessioni che ho fatto in seguito agli eventi che ho riportato prima. Secondo me, per capire, diciamo, un po' ciò che sta dietro al forte imbarazzo che si prova nel leggere determinati libri e generi, va ricercato proprio nella figura del lettore, che spesso è considerata una figura quasi elitaria, una figura strettamente culturale. Quasi un gradino sopra a chi non legge. Spesso si creano delle dinamiche un po' di superiorità, quasi snobismo. Per cui se tu leggi, se tu sei un lettore, o leggi classici, saggi, letteratura non di genere, o non sei un vero e proprio lettore, non rientri in una cerchia ben precisa di lettore, una figura abbastanza importante, di ispirazione intellettuale che può dire la sua su svariati argomenti. Magari è solo una mia impressione, però ho spesso questa sensazione. Soprattutto quando mi confronto poi con persone che magari non leggono tantissimo. Personalmente, se qualcuno ha la passione per la lettura, per me è indifferente se legga classici, letteratura erotica, fumetti, fantasy o saggistica. Il motivo, ad esempio, per cui io non mi vergogno a dire di aver letto e amato alla follia Twilight o Eragon è che li ho letti in un periodo della mia vita in cui evidentemente avevo bisogno di quel tipo di letteratura, in cui provavo divertimento o qualsiasi altro tipo di emozione nel leggere determinati libri. Rileggendoli oggi magari non proverei le stesse sensazioni perché ovviamente nell'arco del tempo sono cresciuta, i miei gusti sono cambiati, io sono cambiata come persona, ho letto altre letture che mi hanno formata, diciamo. Sono state letture importanti nel mio percorso di lettrice, mi hanno avvicinato tantissimo alla lettura, al genere fantasy, ma mi hanno avvicinata anche a un mondo fatto di lettori, a una comunità. Per una volta non mi hanno fatto sentire da sola io nella mia stanza a leggere il libro, ma mi hanno fatto sentire parte di un gruppo. Tutte sensazioni molto positive, quindi non vedo perché oggi dovrei rinnegarle. Non dico che siano state letture perfette o che siano capolavori della letteratura. Parlando proprio di gruppi, nel corso degli anni ho notato che pur di sentirsi parte di un gruppo, pure di sentirsi accettati, considerati in una certa maniera, molte persone rinnegano appunto le letture che hanno fatto magari da adolescenti o che hanno fatto in generale perché hanno paura del giudizio degli altri. Come dicevo all'inizio, ho spesso l'impressione che il mondo dei lettori sia un mondo elitario.
E quindi spesso si ha paura del giudizio degli altri perché reputiamo gli altri più in gamba di noi, più intelligenti, esperti e così via. E ci teniamo a fare bella figura ai loro occhi, ci teniamo a far parte del loro stesso gruppo, a non essere criticati e giudicati per quello che abbiamo letto. Se ci pensate, è orribile giudicare qualcuno perché ha la passione per qualcosa, magari un po' di nicchia o diverso dai gusti della massa. Quando si parla poi di lettori molto giovani o comunque persone che devono, tra virgolette, trovare la propria strada, sono persone facilmente influenzabili e quindi si lasciano un po' influenzare dai gusti degli altri, da quello che va di moda, da quello che gli altri reputano all'altezza, intelligente, bello e bla bla bla. Crescendo è naturale che i nostri gusti cambino, o gusti anche in fatto di lettura, ed è una cosa secondo me molto positiva. Per cui capisco benissimo il voler spesso distanziare la persona che si è oggi, di cui magari si è pienamente soddisfatti, dalla persona che si era invece un tempo, soprattutto se si parla di lettori, perché magari oggi siete delle persone più esperte da questo punto di vista, avete letto diverse cose che vi hanno permesso di maturare il vostro giudizio critico, che vi hanno permesso di esplorare vari campi della lettura. Non dico che non si debba provare vergogna verso certi titoli, perché alla fine ognuno è liberissimo di fare quello che vuole. Una cosa che un tantino mi dispiace è appunto il lasciarsi influenzare dai pareri degli altri. In più di un'occasione mi sono sentita dire: ah, ho sentito recensire questo libro da questa persona qua, ne ha parlato male, quindi io non lo leggerò mai. Oppure, cosa veramente peggiore, perché alla fine ci sta a fidarsi al giudizio di persone di cui ci fidiamo, che hanno magari gusti simili ai nostri. La cosa invece che mi dispiace, che allo stesso tempo mi fa un po' rabbia, è il sentire persone giudicare un determinato libro senza averlo letto perché si basano esclusivamente sull'opinione di un'altra persona di cui magari si fidano molto. Ecco, prima di giudicare un libro che non avete mai letto, vi consiglierei di leggerlo, di farvi la vostra opinione in modo da iniziare una discussione che abbia delle fondamenta. In generale, penso che spesso manchi il rispetto quando ci si approccia ad un altro lettore con gusti diversi dai nostri, perché comunque stiamo parlando fra persone che hanno una passione in comune. Solo perché a me piace il fantasy e Agatha Christie, magari Banana Yoshimoto, non significa che io sia migliore o peggiore di una persona che legge esclusivamente classici o saggi. Secondo me i lettori sono alla pari, nel senso hanno questa grande passione, è bello poter parlare e confrontarsi sui libri. Perché farsi la guerra? Perché giudicarsi? Perché ogni volta fare una sorta di classifica da quello più intelligente e impegnato a quello invece che legge letteratura spazzatura. Un'altra cosa che mi dispiace abbastanza è vedere che certe persone si vergognano a dire di aver letto determinati libri o fumetti per le tematiche che trattano. Mi viene ad esempio in mente yaoi. Per chi non conoscesse lo yaoi, è essenzialmente un tipo di fumetto giapponese, un manga, i cui protagonisti sono dei ragazzi che si innamorano e all'interno del fumetto ci sono diverse scene di sesso esplicite. È un fumetto che nasce con l'intento di intrattenere, quindi non di affrontare chissà quali tematiche, ma semplicemente di raccontare una storia, ed è rivolto per lo più alle ragazze. È quindi una forma di puro intrattenimento. Parlando con diverse persone, ho notato che ci si vergogna spesso a dire di leggere yaoi. Immagino che sia più o meno lo stesso del leggere letteratura erotica, ad esempio. Ed è frustrante, secondo me, perché uno dovrebbe essere libero di leggere quello che vuole, alla fine i soldi sono suoi, il tempo è suo, la vita è sua. Se a una persona piace leggere un determinato genere o una determinata storia con certi contenuti, chi sono io per giudicarlo? Cioè, a me non cambia nulla essenzialmente. Quindi mi dispiace che spesso si provi vergogna nel dire di apprezzare un determinato genere o certi contenuti. È un sentimento che posso capire perché si ha sempre paura di essere giudicati e dall'altra parte abbiamo una persona che non sappiamo come reagirà nei confronti della nostra
passione. È brutto sentirsi giudicati ed è anche brutto dover fornire delle spiegazioni e giustificarsi. Ad esempio, ah, io ho letto Twilight, ma ero troppo giovane per capirci qualcosa di libri. Faccio l'esempio di Twilight perché è incredibile quanta gente abbia letto Twilight e lo abbia criticato anni e anni dopo, e quindi è il libro che più mi è rimasto in mente, ma si potrebbe applicare a tantissime altre storie. In realtà non ho nulla contro i fan o non fan di Twilight, però come l'impressione che spesso ci si senta in obbligo di doversi giustificare, difendere in qualche modo perché quello che si legge non è considerata alta letteratura, non è considerato degno di essere letto. Lo so che magari lo tiro fuori un po' troppo spesso, ma è un po' come quando sento dire io non leggo fumetti, io leggo solo graphic novel, proprio a voler ribadire che si sta leggendo qualcosa di culturale, no? Non una cosa per ragazzini di poco conto. A volte secondo me bisognerebbe essere più aperti al confronto, al dialogo con persone che hanno gusti differenti dai nostri, ma soprattutto non imporre il nostro modo di vedere, di pensare, i nostri gusti alle altre persone. E niente, volevo condividere semplicemente con voi i miei pensieri a riguardo. Ovviamente siete liberi di dirmi la vostra qua sotto nei commenti, anzi ne sarei più che felice per iniziare una discussione dai toni ovviamente pacati. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!